Salve gente! Allora, intanto buongiorno, buongiorno, buon pomeriggio a seconda di quando vedrai il video. Oggi partita Genoa importante, non tanto perché l'avversario, diciamo, è di rilievo, è importante per portare conferme a una prestazione ottima, ottima che c'è stata contro l'Inter. E quindi, diciamo, noi anche lo scorso anno abbiamo avuto di solito molte cadute sempre dopo magari buone partite. Questa volta sarebbe, insomma, di invece continuare, no? Continuare, anche perché poi ci sarà il Napoli e penso che una vittoria oggi possa comunque portare più certezze, no? Più convinzioni, un umore alto e un Napoli che ha perso anche Fabian Ruiz, che è andato al Paris Saint-Germain, ufficiale, un giocatore che devo dire a me mi ha sempre preoccupato perché mi è sempre piaciuto, lo ritengo un ottimo centrocampista, un ottimo trequartista, quindi a me piaceva molto. E quindi secondo me un elemento in meno di cui preoccuparsi. Però prima di arrivare al Napoli, ripeto, bisogna superare, ragazzi, questo ostacolo. È vero che ha preso 4 pappine dalla Salernitana, io l'ho vista un po' la partita, poi mi sono andato a vedere soprattutto anche il resoconto della partita. Una difesa imbarazzante, veramente non riuscivano a star presso i giocatori della Salernitana, quella difesa della Sampdoria. Quindi diciamo una difesa che a noi potrebbe lasciare spazio, soprattutto Immobile potrebbe lasciare dei varchi dove inserirsi. Quindi diciamo una partita che potrebbe essere la partita per noi ideale, con quel tipo di difesa, con un centrocampo non proprio insormontabile. Abbiamo Caputo che forse potrebbe essere l'unico elemento di disturbo lì davanti, che potrebbe dare qualche problema. Ma non c'è neanche l'ex Candreva, perché è passato alla Salernitana, proprio quella Salernitana che gli ha fatto 4 gol la settimana scorsa, anche con la piccola polemica di Candreva che poi non ha salutato gli ex compagni. Non so cosa sia successo lì a Genova. Scusate ragazzi se c'è questa inquadratura un po' buia, però questa è la macchina. Il video lo posso fare solo adesso, anche perché se lo faccio a 2 ore dalla partita è inutile che lo faccio. E niente, quindi ripeto, ci avviciniamo a questa partita. Io, come voi penso, no? Mi aspetto una partita grintosa, a voler confermare appunto la prestazione contro l'Inter, nonostante si suppone, si legge, ma penso che sia anche normale, ci saranno dei cambi rispetto alla formazione che ha vinto contro l'Inter, perché iniziano le partite infrasettimanali, poi ci saranno le coppe, insomma inizia quel turnover di cui Sarri poi si lamenta sempre spesso. Lo ricordiamo l'anno scorso che aveva comunque magari qualche alternativa in meno, e aveva fatto notare come la Lazio senza partite infrasettimanali, senza coppe, era un tipo di Lazio con certi risultati. Quando iniziavano a esserci turni infrasettimanali, i risultati erano tutt'altri. Ecco, penso che bisogna fare questo salto, no? Questo step in più, ovvero avere una rosa che comunque è stata rinnovata, è stata ringiovanita e che abbia le forze di portare avanti anche le partite infrasettimanali. Basta ragazzi, questo diciamo è l'intro di oggi, l'attesa per questa partita che, ripeto, sulla carta è una partita a noi favorevole, però il calcio è bello per questo ragazzi, no? Una Samp che ne ha presi 4 magari dalla Salernitana, che magari non lo so, è destinata comunque a lottare per la lotta a retrocessione, e poi magari arriva la Lazio che ha ben altri obiettivi e invece la Lazio soffre. Quindi bisogna vederla e bisogna tifare, tutto qui. A proposito di vederla poi, io non so ragazzi voi con DAZN come state messi, se avete avuto problemi la prima giornata, se vi hanno rimborsato, se vi hanno contattato. Io un mio amico, adesso vi racconto l'assurdità, parlando proprio col famoso amico, e lo sapete anche voi, con quello lì con cui poi a cui chiedo di mandare i messaggi a Formello, no? Con cui sto in contatto, parlando proprio con lui,
lui la prima partita di Lazio-Bologna, lui è un abbonato, lui è andato allo stadio a vedersela, quindi è stato tranquillamente allo stadio, non ha usato DAZN, non ha usato nulla, e lui gli è arrivato il messaggio che rientra tra quelli che verranno risarciti per la cosa, nonostante lui ce l'abbia DAZN, ripeto, e non lo usa quando la Lazio gioca in casa perché va direttamente allo stadio. Quindi lui quel giorno non ha saputo se gli funzionava o non gli funzionava, nonostante questo gli è arrivato il rimborso. E mi stava raccontando appunto questa cosa, ha detto: lo sai che mi è arrivata il messaggio da Zoe che mi rimborsano? E io onestamente sono fatto un po' rotto il culo, perché ho detto: scusa, tu sei andato allo stadio e va bene, sei fatto bene. Ma io che l'ho vista a casa, e vi ricorderete il post partita di Lazio-Bologna, la prima cosa che ho detto: ma da fanculo da Zon, perché proprio nel momento in cui c'è stato il gol di Immobile è cominciato a dar de matto, non mi faceva più entrare, ho avuto problemi, gli stessi problemi anche per le partite successive, che dopo da Zon ha cominciato a dare un link per accedere, quindi dovevi non accedere direttamente con l'applicazione, ma andare con il link che davano loro, quindi a quel link entravo fornendo, non so se avete fatto anche voi la stessa cosa, fornendo, loro pretendevano che tu gli mandavi la mail, perché loro tramite quella mail vedevano se tu eri abbonato o no e ti davano il consenso ad entrare alla partita. Quindi loro non solo dovrebbe risultare che io ho avuto problemi, ma loro avevano anche i miei accessi ulteriori, che se non avessi avuto problemi con l'applicazione non c'era motivo di accedere tramite link, ovviamente. Quindi loro hanno anche i miei accessi tramite appunto il loro link, fornendo la mia mail. Nonostante questo a me non mi è arrivato niente, quindi chiedo informazioni a DAZN. DAZN ti rimanda a parlare, se vuoi, tramite WhatsApp con qualcuno. Questo qualcuno in realtà è una società esterna a DAZN, che ha verificato che io non rientro, perché il mio codice, insomma, ognuno di noi ha un codice d'abbonamento, così il mio codice non rientra tra quelli previsti per il momento che verranno rimborsati. A quel punto chiedo il perché, visto che io il danno ce l'ho avuto, e anzi gli ho pure detto, contrariamente a persone che neanche la partita neanche l'hanno vista su DAZN, l'hanno vista allo stadio e stanno venendo rimborsati, per quale motivo, cioè qual è il criterio, cos'è che vi fa capire che quello ci ha avuto il danno e quello no? Questi non sapevano niente, ha detto: allora devi mandare un'email direttamente a DAZN. Mi girano la mail, scrivo a DAZN per avere spiegazioni, aspetto 4 giorni, nessuna risposta. Riscrivo a questi qua dicendo: guardate che non, la mail che mi avete fornito, io ho mandato la richiesta di motivazioni del perché non ricevo ancora l'abbonamento o non rientro tra quelli che riceveranno l'abbonamento, e loro, ma tutta risposta, hanno detto: purtroppo noi siamo una società esterna, non abbiamo tutte le informazioni, se non rispondono dalla mail di DAZN provi un'altra volta a scrivere ed eventualmente magari risponderanno questa seconda volta. Cosa che ho fatto, ho riscritto a DAZN, ecco, ho riscritto l'altro ieri, e a me fino a questa mattina ancora non mi ha risposto nessuno. Adesso vi chiedo: ma a voi va arrivato qualcosa, visto che comunque DAZN ha promesso alla Lega di rimborsare tutti quelli, poi non ho capito la forma di rimborso onestamente, che è automatica, quindi tu non devi segnalare nulla, che invece magari quando segnalavi qualcosetta era più, era meglio, diciamo, non devi segnalare nulla, verrà in forma automatica. A voi è arrivato qualcosa? Chi ha avuto il danno? Tutti quelli che hanno avuto il danno, avete avuto notizie da DAZN? Ecco, fatemi sapere, perché sono curioso, anche perché onestamente non finisce qua, io da qualche parte mi devo andare a incazzare, se non riesco a parlare, perché poi DAZN c'ha sto limite che non puoi parlare con nessuno, la paraculata è pure questo, non c'è uno che ti fa parlare, e ti fanno parlare con una ditta esterna, e questa è la cosa assurda, parli con gente che dice: noi siamo esterni, non sappiamo dare risposte. Allora che cazzo di servizio è? Che servizio è che mi fai parlare con uno che non mi sa dare risposte perché è una ditta esterna? Loro hanno solo i codici, non possono vedere più. E niente ragazzi, ecco, fatemi sapere, scusate lo sfogo, però onestamente mi rode il culo, ma non è tanto per recuperare 10-20 euro, non è quello, è proprio il principio che gente che fa i soldi ti dà un servizio di merda, va alla Lega dicendo che verranno rimborsati tutti. Siccome che l'anno scorso, non so a voi, ma l'anno scorso a me è successo la stessa cosa per ben due volte, DAZN, non nella stessa giornata, su due giornate diverse, ha avuto problemi di connessione.
hanno detto che avrebbero rimborsato, e a me anche l'anno scorso, una prima volta quando ho segnalato mi hanno rimborsato, la seconda volta, nonostante ho segnalato il problema, non hanno rimborsato. E quindi vuol dire che ci provano, nel senso, ogni tanto danno, ogni tanto no, è troppo facile così. Hanno detto che avrebbero rimborsato tutti e io sono tra quei tutti che invece non è stato rimborsato. Fatemi sapere la vostra, ragazzi, e niente, dagli del Lazio, avanti del Lazio. Stasera, mi raccomando, famogli i bozzi, non dico da fargliene 4, basta vincere 1-0, l'importante sono i 3 punti e continuare a correre. Bella giornata, ragazzi, olive dolci.